Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi facciamo la ricetta originale siciliana della pasta alla norma. Qualcuno dirà, ma chef, hai già fatto una ricetta? No, ho fatto una ricetta che non era la ricetta originale, è una ricetta che a me piace molto, ma è diversa dalla ricetta originale della pasta alla norma. E con questi profumi, in questo periodo particolare, bisogna proprio farla come si deve, ok? Proprio perché le melanzane sono nel momento in cui stanno esplodendo sapori, profumi, meraviglia, il basilico, poi non ne parliamo. Comunque, dai, allora facciamo così, vai con la sigla e poi cominciamo la nostra preparazione. Olè. Per la preparazione abbiamo bisogno di circa 400 g di pasta, pasta corta, io sto utilizzando questi meravigliosi maccheroncini, poi circa 600-700 g di melanzana, basilico a volontà, un paio di spicchi d'aglio. Poi, per quanto riguarda la salsa, vanno bene i pelati, va bene il pomodoro fresco, va bene la passata di pomodoro, circa 700 g. Poi la ricotta salata, questa è qualcosa di incredibile, mamma mia, che bontà. Ultimi due ingredienti, olio extravergine di oliva buono e poi del sale. Per quanto riguarda la frittura delle melanzane, deve essere fatta in olio extravergine di oliva, abbondante olio extravergine di oliva, e la temperatura ideale di frittura è a 170 gradi, quindi se avete il termometro in questa ricetta usatelo. Prima di tutto cominciamo con la preparazione del sugo, che la preparazione di base non è nient'altro che la stessa preparazione di base del sugo al pomodoro. Incidiamo gli spicchi d'aglio, eliminiamo la pellicina, quindi li possiamo schiacciare e poi eliminare la pellicina, dopodiché li inseriamo all'interno di una padella. Aggiungere abbondante olio extravergine di oliva, giusto per coprire il fondo della padella, e cominciamo così il soffritto. Vi ricordo sempre di tenere la padella inclinata in maniera tale che l'olio possa coprire completamente l'aglio. Quando l'aglio risulta bello dorato, allora è possibile aggiungere anche qualche fogliolina di basilico spezzettata a mano. Facciamo soffriggere un pochino a fuoco basso, sentiamo il profumo all'interno della nostra cucina, quindi è possibile aggiungere la passata di pomodoro, i pelati oppure la salsa di pomodoro, insomma anche i pomodori freschi vanno bene per questa ricetta. Alzare dunque il fuoco, spezzettare bene i pomodori, quando avrà raggiunto il punto di ebollizione è possibile aggiungere il sale, non ne mettete tantissimo però un pochino ci vuole. Dopodiché spostare nel fuoco più basso e cuocere il sugo di pomodoro a fuoco basso per circa 40 minuti. Generalmente, secondo tradizione, 15 minuti sono sufficienti. Tuttavia, per far sì che il sugo di pomodoro diventi digeribile, ha bisogno di un tempo di cottura lungo di circa 40-45 minuti. Se per caso si dovesse asciugare eccessivamente, potete aggiungere un pochino di acqua calda. In ogni caso questo sugo non deve risultare molto liquido, deve risultare abbastanza corposo, quindi abbastanza spesso. Continuare quindi la cottura sempre a fuoco basso fino a quando non avremo ottenuto questo risultato e, mi raccomando, sempre con il coperchio. Mentre il sugo sta andando, cominciamo la preparazione delle melanzane. Eliminare la testa e tagliare la melanzana in quattro parti, vedete? In questa maniera. Dopodiché, aspetta che faccio anche quest'altra metà, andiamo a ricavare delle fettine così, diciamo dei piccoli triangoli. Vedete? Lo spessore è di circa 3 mm, 2 mm e mezzo, 3 mm. Non le fate troppo spesse e non le fate neanche eccessivamente fini. Questo è il taglio che dobbiamo fare. Vedete? E andiamo a fare tutta quanta così. A questo punto, quando l'olio avrà raggiunto la temperatura di 170 gradi, se non avete il termometro inserite due pezzettini, quando vedete che cominciano a sfrigolare per bene allora potete aggiungere il resto, ok? Quindi è un metodo un po' euristico, però diciamo che il risultato finale è comunque garantito. Dobbiamo friggerle senza aggiungergli niente, quindi cioè pura melanzana così fritta all'interno dell'olio. Dobbiamo farle diventare quasi croccanti esteriormente e soprattutto devono acquisire questo colore.
L'unica accortezza che bisogna avere è la temperatura dell'olio. Se la temperatura dell'olio risultasse troppo bassa, assorbirebbero molto olio e questo non andrebbe bene. Mettere comunque dopo la frittura le melanzane su un vassoio con della carta assorbente e quando si saranno raffreddate, travasarle in un altro vassoio, quindi aggiungere un pochino di sale. A questo punto è possibile cominciare la cottura della pasta. Mettere dunque il sale. Quindi calare la pasta all'interno della pentola. Ora il sugo è praticamente pronto, sono passati circa 45 minuti di cottura. Eliminare i due spicchi d'aglio, abbassare il fuoco e aggiungere qualche fogliolina di basilico spezzettata. Per quello che vi ho detto nella lista degli ingredienti, basilico a volontà. La pasta è pronta, la scoliamo bella al dente, quindi sbrem all'interno della padella insieme al sugo. Farla saltare bene per farla amalgamare bene al sughetto. Se dovesse risultare eccessivamente asciutto, è possibile aggiungere un pochino di acqua di cottura della pasta. Aggiungere ancora qualche fogliolina di basilico spezzettata a mano. Saltare ancora bene la pasta e poi possiamo già andare ad impiattare perché è praticamente pronta. Replicare questi piatti della tradizione italiana è fondamentale perché ci permette non soltanto di assaporare dei piatti che hanno davvero delle caratteristiche uniche, e poi soprattutto tramandarli permetterà ai posteri di potersi ricordare di noi e quindi insomma è qualcosa di meraviglioso. Quindi aggiungiamo le melanzane che abbiamo fritto e che abbiamo tenuto in caldo. Guardate che meraviglia, sono quasi croccanti queste melanzane, cioè una cosa meravigliosa. E per ultimo una bella grattugiata di ricotta salata. E voilà, léger son fatto, ragazzi. E ora andiamo a fare la prova dell'assaggio. Non ci resta che questo. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace, che per me è molto ma molto importante. Inoltre vi ricordo che è uscito il mio nuovo libro e che è disponibile in tutte le librerie e in tutti gli store online. Besos e abrazos e alla prossima video ricetta. Lo quiero mucho. Ciao! 5, 6, 7, 8, forse, non lo so. Andiamo a fare la prova dell'assaggio, ragazzi. Ma sarà buona o non sarà buona? Non lo so. Vieni qua. Intanto, allora, diciamo la verità. Dall'aspetto, io mi aspetto che sia buona. E poi non lo so, non lo so. Queste ricette tradizionali italiane. Ma vieni qua, fagli vedere che cosa stiamo andando a fare. Allora, prendiamo un pochino di melanziana. Prendiamo un bel maccarone che mi hai provocato. E io ti distruggo. Completamente un'altra ricetta. È squisita, si sente proprio la ricotta salata che gli va a proprio bilanciare la sapidità. La melanzana è diventata dolce, il sugo di pomodoro è veramente spettacolare perché poi c'è quella punta di basilico che prende fuoco. No, ragazzi, vabbè. Comunque, cioè, le ricette originali della nostra tradizione sono qualche cosa di. Ok, Romucio, questo è soltanto per la prova dell'assaggio, poi dopo mi sbrano l'altra. Ok, Romucio, ciao! Alla prossima video ricetta! Ora sai come si fa. Pa, 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 pa.